Di private equity è il mio mestiere, tra l'altro è una cosa che appunto poi è la derivata. Comunque ci sono delle persone che mettono assieme dei capitali, comprano delle aziende e cercano di farle andare bene, meglio di quelle più piccole. Queste sono aziende che quindi hanno un'alternativa rispetto a quotarsi in borsa o farsi prestare i soldi dalle banche. Detto tutto questo, per cui dico, forse là riesco a fare qualche cosa. Allora vado dal mio padre e dico, guarda, avrei bisogno di un prestito. E, cioè, vabbè, però... e lui cosa ha detto? Vai dal management. No, esattamente. No, ma quanto? Quanto? E dico, un po'. Dice, vabbè, però cerca di trovare anche qualcun altro. Cioè, voleva diversificare, i rischi. Giustamente. No, perché è meglio diversificare il debito, Alessandro. Esattamente, voleva diversificare il rischio del debito. E poi per cui, insomma, oggettivamente c'avevo un nome che mi aiutava parecchio, insomma, questo qua sarebbe una stupidaggine non dirlo, per cui insomma vado da un po', poi sapevo anche raccontarla e così, e faceva simpatia questo ragazzo giovane che parlava delle piccole imprese, diceva, e da là sono partito. Poi nel frattempo questo modo di fare... Sei riuscito ad avere qualche prestito? Sì. Penso, sì, io sono stato in banca lo stesso periodo e chiedere soldi per una 500, mi ha detto... Si rivolga ad Alessandro Benettoni. Esattamente, perché io praticamente mi sono fatto fare un prestito per poi prestargli a te, capito? Funzionava così. Signori e signori, ladies and gentlemen, so che molti di voi non parlano fluidamente la mia lingua madre, my language is... mother, the English. Bene, non vi preoccupate, perché se voi utilizzate Cambly, approfittate di Cambly, parlerete l'inglese in maniera fluida che vi scambieranno per del madrelingue come il sottoscritto. Ma in più vi posso e vi voglio dire che in occasione del Black Friday, grazie a Cambly, voi approfitterete, è un verbo molto difficile, approfitterete in inglese, di sconti veramente incredible scont. Cambly. Buonasera signori e signori e benvenuti al Teatro Oscar di Milano. È un grande piacere per noi, gli Anagrammi, avervi qui stasera per la quarta puntata della seconda stagione del Poet Card! E ora è il momento di annunciare lui, il grandissimo, lo spumeggiante Giacomo Poete! Grazie, gli Anagrammi! Un applausone! Oh, buonasera, benvenuti all'ennesima puntata del Podcast. Ma prima di cominciare devo dare un paio di annunci. Solita domanda iniziale, quanti di voi è la prima volta che vengono al Teatro Oscar? Praticamente tutti. Dove cavolo eravate prima? Allora, sappiate che il Teatro Oscar, questo meraviglioso teatrino, beh, insomma, teatrino mica tanto, no? E, oltre ad ospitare le puntate del Podcast, ha una stagione teatrale che da ottobre arriva fino alla fine di maggio, intanto sono arrivati i soliti ritardatari. Buonasera! Era alle 9, eh? Lo so. Cos'è successo? È tornata a casa, ha cambiato l'abito, non era convinta. Non ha trovato il parcheggio? Ma se queste qui le hanno trovato tutti, sono qua dalle 7:20. Ma si mette un po' più in mezzo. Tanto, quelli che mancano sono tutti i milanisti che sono a casa a vedere la partita, eh? C'è qualcuno che voi qua, i milanisti? Ecco, non guardate la partita al telefonino, capito? Chiaro? Allora, dicevo che questo luogo, oltre ad ospitare il Podcast, ha una stagione teatrale che va da ottobre fino a maggio. Se avete voglia, vi consiglio di prendere il programma che è lì fuori, il bel librettino. Vi segnalo solo due iniziative che, secondo il mio modesto parere, in quanto sono direttore artistico di questo teatro, secondo me sono valide. 3, 4, 5 novembre,
avevo un palloncino rosso con Angela De Matteo, uno spettacolo meraviglioso, e soprattutto dall'8 novembre al 19 novembre il sottoscritto e Daniela Cristofori avranno il piacere di presentare in anteprima nazionale il nuovo spettacolo Condominio Mon Amour. Applauso. Oh. Bene, ma signore e signori, bando alle ciance, è il momento di introdurre l'ospite meraviglioso di questa serata, direttamente dal Teatro Oscar in Milano, signore e signori, ladies and gentlemen, Alessandro Benetto! Sarà la 15ª puntata col podcast, trovarne uno più basso di me, cazzaro, non ci riesco. Comunque lui è particolarmente alto. Ciao Alessandro, siediti qua. Oh, però non è finita, perché prima di cominciare a chiacchierare, ladies and gentlemen, voglio stupirvi con effetti speciali. E uno, e due, e tre, olè! Solita piantina, sembra finta ma in realtà è finta. Allora Alessandro, com'è? Sei emozionato? Beh, insomma, per fortuna c'è la luce solo da questa parte, per cui non vedo niente. Beh, a teatro è così, a teatro si è illuminati sulla scena, ma anche per il motivo di non creare l'imbarazzo nell'attore, si fa così, non si vede o si intravede il pubblico, per cui è come se fossimo in una atmosfera un po' che, insomma, cerca di metterti a tuo agio. Mi sembra che ti stai cagando sotto abbastanza, ugualmente. Abbastanza. No, più che altro, sai, uno viene da te, sai che sei un maestro del cinema e sei un maestro del divertimento e dice: hanno invitato me. E uno dice: ma cosa c'è da ridere? Cos'è che puoi dire che interessa qualcuno che è abituato a vedere uno spettacolo come il tuo? Da ridere no, ma magari ci divertiremo ugualmente. Però lo scopo del podcast è proprio questo, quello di incontrare, mi fa piacere incontrare persone, personaggi, e a volte anche il più lontanamente possibile da quello che è il mio mondo, che sono io, ma perché sono animato da un desiderio molto forte, dalla curiosità di conoscere il mondo in cui vivo, il mondo circostante, e ho invitato te, sono contento che tu abbia accettato, perché tu ti occupi di cose importanti, ti occupi di lavoro, di impresa, e intanto vabbè, è importante in assoluto, ma mai come in questo momento parlare del lavoro è qualcosa di complicato, di confuso, eccetera, per cui avevo preparato migliaia di domande, no? Ma cominciamo così, tanto poi dopo si dipanano le cose, una cosa chiama l'altra. Quando è che hai cominciato a fare, se così ti posso definire, imprenditore? Ti piace la definizione imprenditore o ne avresti un'altra? Sì. No, penso che sia abbastanza onesta, cioè una natura che si è espressa a un certo punto della mia vita in cui ho capito che volevo intraprendere delle cose, volevo intraprendere nel senso di incominciarne alcune di nuove. Ed è capitato in maniera molto spontanea, anche se forse alla fine la vera motivazione era quella di trovare un po' una mia identità, no? Io venivo da una famiglia di grande successo imprenditoriale e fondamentalmente avevo dentro di me questo problema di voler capire se ero veramente in grado di fare le cose, se ero veramente meritevole di qualche cosa, e quindi tutta questa cosa si è espressa nella volontà di avere un disegno proprio, una traiettoria. Aspetta, ma eri già certo di voler fare quello o avevi altri sogni, altre aspirazioni? Io per esempio, prima di fare il salto in banco, quale faccio, no? Cioè, quando ero ragazzino, alle medie in particolare, mi ricordo che avevo almeno un paio di desideri. Uno, di fare il calciatore, giocare in Serie A, vabbè, giocare nella mia squadra del cuore, alzare la Coppa dei Campioni, ma
il fisico non mi ha dato una mano, cazzo ridete, cioè Maradona e Messi non è che siano molto più alti di me, ma diciamo che oltre ad avere un fisico non all'altezza, diciamo anche le qualità tecniche non erano le più sopraffine. Vabbè, avrei voluto fare quello, come credo tutti i calciatori, cioè tutti i ragazzini volevano fare calciatori, e poi avrei voluto fare l'avvocato, ma non ho fatto né l'uno né l'altro, perché sai com'è, la vita a volte ti porta a fare quello che vuole lei, non quello che vuoi tu. E quindi tu fin da subito eri certo? No, fin da subito diciamo che ho fatto abbastanza lo scapestrato, sono stato uno studente non modello per un periodo della mia vita. E, insomma, ho è la musica dello scapestrato questa, sì, difatti stavo dicendo, cioè, non è che c'entra proprio molto, cioè, sembra quasi no. No, un po' più di casino, ho detto un'altra cosa, non so cosa vi aspettavate, ma ho detto un'altra cosa. E praticamente ho fatto quello che fanno tutti i ragazzi, no? La vita era quella della provincia, una famiglia agiata che però stava incominciando ad avere successo, non voleva farti sentire tale, per cui insomma una vita molto basica. E per cui insomma gli interessi erano i motorini, le ragazze, lo sport, fare un po' di confusione al sabato sera, al sabato pomeriggio, e poi a un certo punto è scattato qualche cosa. Onestamente la ragione è una fidanzata che era più intelligente di me e mi faceva sentire un po' bisognoso di dimostrare che anch'io ero all'altezza, quindi ho cominciato ad andare bene a scuola. Ho trovato un professore di filosofia che ha fatto la differenza, nel senso che mi ha trasformato la prospettiva, no? E poi, cioè, come sempre, qualsiasi ragazzo cresce ed è un insieme di emozioni, di momenti, di tante cose. E poi là è venuta fuori invece questa idea di andare negli Stati Uniti. Quanti anni avevi? Avevo 18 anni. 18 anni. È una cosa, adesso tutti i ragazzi, i miei figli, insomma, lo fa, una cosa abbastanza... per chi può permetterselo, perché è una cosa estremamente costosa, però insomma l'esperienza all'estero adesso è una cosa più conosciuta. Allora non lo ero, e così avevo questo mito, erano gli anni 80, il cinema, Hollywood, per cui insomma avevi questo mondo fatto proprio delle palestre, dello sport, delle ragazze bionde, e quindi mi sembrava la cosa giusta da fare, studiare economia negli Stati Uniti. Sono andato là e poi anche là, come altre volte capita nella vita, degli incontri fortunati, qualche professore che mi ha stimolato, e a quel punto era subentrata un'altra fase di crescita, quella proprio della ricerca di se stessi. Quindi allora, cioè 18 anni, tu vai negli Stati Uniti e decidi di iscriverti a una facoltà di economia, ma qui non c'è ancora nessuna scelta, mi pare di capire. Sì. Facciamo un'università, intanto ci divertiamo e vediamo poi cosa succede. Ma come mi hai già raccontato altre volte, ti imbatti in questo professore, giusto? Sì, questo arriva un po' più tardi, in realtà dopo, perché prima faccio un'esperienza in una banca d'affari americana, anche quello, insomma, una scelta abbastanza avanguardia, una grande banca d'affari oggi molto conosciuta che si chiama Goldman Sachs, e io sono il primo italiano di sempre della Goldman Sachs, cioè non era un'esperienza consona, però mi piaceva l'idea di riuscire a capire come analizzare i problemi, no? Cioè riuscire a capire come si poteva trovare qualche cosa che fosse un'azienda o un'analisi finanziaria e spacchettarla, che non era un granché divertente, però faceva figo, scusate, ma insomma si dice così, e poi mi sembrava insomma di darmi... ero comprato una valigetta a Londra, mi ero fatto fare un abito grigio, no? E mi sembrava in qualche maniera di fosse un modo per appartenere al mondo dei grandi. Torno negli Stati Uniti, entro ad Harvard, e faccio un master, e là c'è un altro incontro dopo il professore di filosofia del liceo. Che anni erano? Era il 88, 88-89, c'è questo professore che tra l'altro... è stato anche la sua stessa storia, ecco, questo cominciavo a imparare nella mia vita, cioè imparare dalle cose che facevo io, ma imparare anche da quello che osservavo gli altri, cercavo di rubare il mestiere con gli occhi agli altri. E questo professore, un professore che era quasi un po' messo in discussione ad Harvard, perché non pubblicava. Lui non pubblicava, e quella era un'unità di misura del successo. Non pubblicava articoli, libri. In realtà lui stava facendo una cosa unica per quel tempo, stava raccogliendo una serie di dati per dimostrare dei nuovi teoremi. Oggi potremmo dire una sorta di antitesiano del big data analysis, no?
in cui che voi tutti quanti sapete che... sì, Big Day, dai, insomma, dai, quello che facciamo ogni giorno è quello che fanno tutti quelli che gestiscono i social sui quali noi viviamo, no? Praticamente metti assieme tanti dati e trovi delle correlazioni che una volta dovevi trovare attraverso un senso logico sperimentale, no? Cioè tu facevi un teorema e poi lo dimostravi vero. Poi è arrivato il Big Data Analysis, per cui noi mettiamo tante cose assieme e il computer ci trae delle conclusioni, questo è detto. E lui è stato un antitesiano di questo concetto. E mi aveva appassionato molto questo fatto qua, perché avevo capito che era un sistema per trovare delle correlazioni tra cose diverse. Per chi è vecchio come noi sa che in quegli anni là, quindi fine degli anni 80, 90, se tu appartenevi a un settore eri specialista di quel settore e non potevi parlare. Se tu ti occupavi di chimica, tutta la tua vita dovevi andare all'università, studiare la chimica, poi lavorare nella chimica, poi andavi in pensione in chimica e così altro. E quindi non c'era osmosi tra i differenti settori. A me invece interessava, probabilmente anche per un fatto caratteriale, no? Essendo un po' irrequieto e cercando sempre, no? di essere parecchi stimoli, mi interessava questa correlazione. E lui è stato un antitesiano di questo concetto e ha scoperto che c'erano delle regole che valevano in alcune fasi evolutive o di cambiamento delle aziende, valevano in tanti settori. E questa è una cosa che mi ha forgiato, cioè quella di trovare delle correlazioni tra cose diverse, perché poi alla fine al centro di tutto c'è l'uomo e la figura dell'uomo che ha un comportamento analogo al di là delle circostanze diverse. Come si chiamava il professore? Si chiama? Michael Porter. Michael Porter. Michael Porter. Adesso gli anagrammi ci faranno una musica che ci farà entrare, sì, nell'atmosfera di Michael Potter. Non Harry Potter, ma non Michael Harry Potter. Potter, no? Michael Potter. Tanto noi beviamo. Grazie di anagrammi. No, ma magari tu non lo sai e soprattutto magari il pubblico non lo sa, ma perché si chiamano gli anagrammi? Perché loro, a parte che sono gli anagrammi di Giacomo Poretti, perché loro hanno sfornato e sfornano continuamente degli anagrammi su di me. Per esempio, ne avete pronto qualcuno stasera? Vai, dine uno. O magico Poretti. Beh, spiega, perché sennò hai fatto l'anagramma solo sul nome. Se lo facciamo ancora solo sul nome. Solo farne un altro sul nome? Anzi, sul cognome. Sul cognome. Giacomo Pittore. Ne hai uno anche su Alessandro Benettoni? Sì, volendo. Bada. Ah. Bada, lento, se no, tres. Sai quante cagate sfornano così per tutta la serata? Cioè, se vuoi dopo ne chiediamo delle altre. Allora, siamo al professor Potter, no? Che ti ha in un qualche modo, perché tutti quanti noi nella vita abbiamo o delle illuminazioni o qualche maestro o qualcuno che ci apre delle porte mentali, e quindi mi pare di capire che lui sia stato importante, no? Lui è stato importante perché mi ha dato la confidenza. Quando poi a quel punto io torno in Italia... No, perché, scusami, perdonami, ma conoscendo un po' te, conoscendo un po' la famiglia, dico, voglio dire, beh, tu vai a fare l'università negli Stati Uniti e torni a casa e ti avranno fatto trovare la strada bella che tutto è pronta, bello, no? Pronto. Cioè, dopo tutto, no? E invece? E invece non va così. Sembrava che dovesse essere così. Allora avevamo fatto, la mia famiglia aveva fatto una diversificazione in un settore dove tra l'altro avevo una passione particolare, che è il settore degli articoli sportivi, e le cose andavano benissimo. Insomma, quando sono tornato mi ha detto ok, insomma, incomincia a metterti in moto all'interno di questo contesto, e sembrava che fosse tutto lineare, come hai detto tu. In realtà io avevo fatto uno studio con questo professore
e nonostante le cose andassero benissimo, avevamo intuito, io grazie anche al suo aiuto, che questo settore sarebbe stato soggetto a un grandissimo cambiamento, cioè sarebbero cambiate delle cose. E questa idea, cioè che detta in parole chi ha un po' a che fare con l'economia, che la distribuzione sarebbe diventata negozialmente più importante rispetto all'industria, detto in altre parole, insomma, in quegli anni là, per chi non lo sa, se tu andavi a comprare un attrezzo di sport, andavi in un piccolo negozio che aveva comprato una piccola quantità. E quindi non esistevano pubblicità occulta, no disinteresse, Decathlon, Sportler, tutti questi grandi, no? E per cui, insomma, chi faceva il prodotto guadagnava parecchio, perché a monte aveva dei fornitori che non volevano rompergli le scatole, facevano le plastiche per gli scarponi da sci piuttosto che le fibre di carbonio per le racchette. A valle avevano dei piccoli negozietti che dovevano avere i loro marchi, per cui insomma stavano belli, beati, guadagnavano parecchi soldi. E invece noi, nonostante quella fosse la situazione, diciamo probabilmente la cosa cambierà, e cambierà perché abbiamo guardato altri settori in cui le cose sono cambiate, prima di tutto quello del settore alimentare, che anche quello aveva subito un cambiamento che era inaspettato in Italia. Per chi non lo sa, c'erano il droghiere, il piccolo negozio, quindi quando tu parlavi di supermercato dicevano no, ma guarda, le abitudini, l'amico, il negoziante, il rapporto umano, guarda, non cambierà mai. Ma guarda che tu stai parlando con uno che da bambino nel mio paese, immagino anche qua ci sia qualcuno attempato come me, che la mamma diceva vai a comprare il pane, andavo nel negozio del panettiere e lo segnavo sul quadernetto. Corretto. E si pagava una volta al mese, no? È esattamente così, quindi praticamente ci viene questo dubbio, mi viene questo dubbio e io torno, e quando torno parlo con il management e gli dico guardate che secondo me potremmo correre questo rischio, e loro mi guardano e dicono questo qua pensa il figlio del padrone è tornato da Arba, adesso ci spiega, c'ha 24 anni, 25 anni, lasciamo perdere così. Io però chissà perché ero convinto, un po' di incoscienza la devi avere, evidentemente io ne avevo fin troppa, e per cui mi rendevo anche conto che era un po' arrogante, no? Avere una teoria diversa rispetto a una cosa che funziona, in cui c'è un sacco di gente che ha lavorato un sacco di anni della sua vita, che sa esattamente quello che fa, e tu arrivi e gli vuoi mettere un dubbio. E quindi vado da mio padre e gli dico, guarda, io la vedo così, lui mi guarda, mette le mani così, dice, guarda, ti rispetto veramente tanto, sono orgoglioso di avere un figlio che ha questa personalità, però tra te e il management io scelgo il management. E per cui dice, per cui adesso devi pensare che cosa fai nella tua vita, no? Cioè, detto in latino, cazzi tuoi. Cazzi tuoi. Cazzi tuoi. Proprio così, cazzi tuoi. Però era un po' anche contento, e questo... Cioè, un contento di averti... E c'è questa faccia come la Gioconda che tu non capisci esattamente, che ti dice... vai, cioè, mi dice, prendi per il culo. E quindi tu cosa hai fatto? E quindi dico, cosa faccio? E dico, vabbè, allora, ragioniamo. Qui sono un sacco di cose grandi, proviamo a guardare al bicchiere mezzo pieno. Ci sono un sacco di attività grandi dove se io... Cercavo di capire, no? Perché poi uno si laurea, ha studiato tutto, però vede un'azienda, e un'azienda è fatta di tantissime persone, tantissime cose, per cui è difficile, no? E io invece cercavo di capire qual era l'essenza di tutto. Dico, per cui il 90% del prodotto nazionale lordo dell'Italia è la piccola impresa, e nessuno si occupa dell'impresa. Oggi ci sono tutte le cose che conosciamo, i fondi di private equity e quant'altro, allora non c'era niente. Private equity. Ecco, scusate, private equity. Private equity è il mio mestiere, tra l'altro è una cosa che appunto poi è la derivata. Comunque, ci sono delle persone che mettono assieme dei capitali, comprano delle aziende e cercano di farle andare bene, meglio di quelle più piccole. Queste sono aziende che quindi hanno un'alternativa rispetto a quotarsi in borsa o farsi prestare i soldi dalle banche. Detto tutto questo, per cui dico, forse là riesco a fare qualche cosa. Allora vado dal mio padre e dico, guarda, avrei bisogno di un prestito. E, dice, vabbè, però... e lui cosa ha detto? Vai dal management. No, esattamente. No, ma quanto? Quanto? Quanto?
E dico un po', dice vabbè, però cerca di trovare anche qualcun altro, cioè, voleva diversificare, voleva diversificare il rischio, giusto, no, perché è meglio diversificare il debito, Alessandro, eh? Esattamente, voleva diversificare il rischio del debito. E poi, per cui, insomma, oggettivamente c'avevo un nome che mi aiutava parecchio, insomma, questo qua sarebbe una stupidaggine non dirlo, per cui insomma vado da un po', poi sapevo anche raccontarla e così, e faceva simpatia questo ragazzo giovane che parlava delle piccole imprese, diceva, e da là sono partito. Poi nel frattempo questo modo, ecco, di ma fare... Ma sei riuscito ad avere qualche prestito? Sì. Penso, sì, io sono andato in banca allo stesso periodo e chiedere soldi per una 500, mi ha detto... Si rivolga ad Alessandro Benetton. Esattamente, perché io praticamente mi sono fatto fare un prestito per poi prestargli a te, capito? Funzionava così. E da là è nato un mestiere, questo mestiere che poi è diventato il private equity, cioè tu fai dare da degli investitori istituzionali dei soldi, con questi soldi tu compri delle cose delle aziende e le fai andare bene, provi, ogni tanto ti va bene, ogni tanto ti va male, statisticamente se ti va troppo male... Dopo 5 anni sei senza mestiere. Se invece ti va bene, puoi fare un altro fondo e andare avanti e far andare le cose meglio. Poi parleremo. Vabbè, poi non vuoi parlare di ste robe che sono noiosissime. No, dopo parliamo anche di altre cose, ma mi interessa perché ti ho conosciuto poco, ma alcune cose che hai fatto qua a Milano, mi hai portato in questo posto molto bello a Milano, no? Dove lì ci sono tante attività, iniziative, ho visto tanti giovani all'opera. Non voglio tediare né te né il pubblico su tante cose che sembrano tecniche, però ti voglio chiedere quali sono i settori dove c'è il tuo interesse adesso. So che stai dando una mano per creare le famose start-up, c'è una parola, la so anch'io, di finanza, start-up. Ecco, quali sono i progetti su cui sei lecito sapere, dove stai lavorando, dove pensi che... E soprattutto mi interessa questo tuo impulso che ti ho visto all'opera, che tu metti soprattutto con l'attenzione verso i giovani. Sì. Allora, le liste di cose che facciamo sono molto, molto ampie. Insomma, vanno da delle grandi attività che più recentemente, molto recentemente, mi vedono coinvolto nella famiglia, delle attività che invece riguardano la mia società, per cui questa che vi ho raccontato, la 21 Invest si chiama, che fa questo mestiere, e poi ci sono le attività che più direttamente riguardano i giovani, nel senso delle start-up, cioè finanziare dei ragazzi, dei giovani che hanno delle idee innovative o che stanno cercando dei capitali per provare a cambiare in meglio questo mondo o perlomeno tentarlo. Quello che io ho trovato che è il denominatore di tutto questo è che ci può essere innovazione che riguarda i giovani in tutte le attività. Insomma, noi, per parlare di cose più grandi, è l'aeroporto di Roma, una delle attività controllate indirettamente dalla mia famiglia, abbiamo creato un Innovation Hub, per cui un posto in cui viene dato spazio ai giovani e vengono finanziate delle start-up per migliorare il servizio e il funzionamento degli aeroporti e della sicurezza, così come dei capitali invece che vanno direttamente queste start-up. Non so, tu non lo sai, ma hai appena dato una notizia che c'è tutto il mondo giornalistico che sta cercando di strapparmi da mesi e noi ne vogliamo parlare, perché voglio che siano i ragazzi che si occupano della cosa a parlarne. Però visto che siamo qua, facciamo uno scoop... Tenetevelo per voi, ecco, mi raccomando, non ditelo a nessuno, è una cosa mai detta. Tanto sono tutti sordomuti, non preoccupare. E quindi facciamo le start-up, ed è incredibile le idee che hanno questi ragazzi giovani, io sono molto fiducioso, io penso veramente non è un luogo comune, anche forse perché mi risento quando io sono partito, cioè sicuramente avevo tanti vantaggi, avevo una rete di protezione, però... Mio padre mi aveva anche detto, guarda che rischi del tuo, cioè in ogni caso il mio rischio non era un rischio di emergenza, però era un rischio, potevo anche bruciarmi, insomma, no? Invece che avere la strada in un'organizzazione fatta. E quindi, richiamando a quel periodo, io penso che c'è quella fase della vita in cui sei anche quel goccio incosciente che può fare la differenza.
Allora, riassumiamo perché ti voglio fare, adesso voglio introdurre un argomento molto importante e molto spinoso. Allora, diciamo che la tua storia personale, mi pare di capire, tu non vai a lavorare nell'azienda di tuo padre, fai una cosa tutta autonoma, certo riceverai un aiuto, però sono cavoli tuoi, sono cazzi tuoi, ti inventi tutte queste cose, eccetera. Abbiamo parlato adesso, abbiamo accennato a queste start-up, ma io voglio parlare con te del, forse la parola problema non è consona, però diciamo c'è un qualcosa che non va nel mondo del lavoro, soprattutto nella fascia più giovanile della popolazione. Spesso l'avrete sentito anche voi, se il luogo comune, no, che si va al ristorante, in pizzeria, non riesce a trovare i camerieri, oppure non si riesce a trovare l'idraulico, oppure anche questo qua, probabilmente è un luogo comune, un po' vero, un po' no, certi mestieri noi non li facciamo più, non si riesce a trovare il muratore, l'idraulico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al di là di queste cose che sicuramente sono vere, sento un'altra cosa da amici che magari hanno compiti di responsabilità in aziende, studi di avvocati o altre cose, o soprattutto persone che conosco che sono degli industriali, che hanno delle imprese, la difficoltà o il cambio di atteggiamento che c'è nelle persone che si propongono per trovare un posto di lavoro. Quindi vengono poste tante condizioni che una volta non c'erano. Esempio, tutti lo sappiamo, quanto smart working c'è in questa azienda? Io lavoro sabato e la domenica, non se ne parla, ecco, tante condizioni. Questo è un aspetto, ce ne sono tanti altri, non ti sarà sfuggito il fenomeno dei NEET, che in Italia insieme alla Spagna abbiamo un triste primato, quello di avere il 27% di NEET, quindi che non vogliono studiare, o non studiano o non lavorano, in una fascia tra i 16 e i 34 anni. Ecco, cosa sta cambiando? Tu percepisci qualcosa? Percepisci? Io mi sono fatto un'idea, che probabilmente non è solo criticabile, cioè che i giovani forse hanno più coraggio delle generazioni precedenti. Chiedono, non c'è solo qualunquismo, no? Ma chiedono conto, perché vogliono che la loro vita sia qualitativamente migliore. Poi lo so che si rischia il qualunquismo, non voglio fare un cazzo, non voglio fare niente, c'è la pappa pronta, eccetera. Ecco, dentro a questa cosa grossa, cosa ne pensi, Alessandro? Ma io penso che sia prima di tutto difficile trarre una statistica definitiva, perché siamo tutti quanti mossi da un estremo all'altro. Appunto, un giorno potremo avere delle evidenze che ci dicono che sono tanti giovani che forse non hanno un livello di motivazione sufficiente. Sono tanti giovani che subito dopo il Covid hanno scelto di lasciare il posto di lavoro che ci avevano, no? Per cui, insomma, mettendo in forte discussione questo fatto che abbiamo sempre avuto la nostra generazione in mente che, insomma, un posto sicuro, un posto, insomma, è un valore per la tua vita, è una certezza. Ogni tanto invece ci accorgiamo che forse è il mondo dei grandi che non riesce a stimolare i giovani o intercettare le loro vere motivazioni. Forse perché hanno anche qualche rotondità in più che è mancata alle generazioni precedenti. Appunto, vogliono vedere in senso più olistico la propria vita, no? La propria vita che non è solo il lavoro, ma è fatta anche di altri tanti aspetti. Io penso che in questo senso l'unica strada è quella del progresso del dialogo, fammela mettere così, dove il progresso è sicuramente di tipo tecnologico, per cui insomma l'intercettare un mondo più disintermediato, insomma, in cui i rapporti siano più diretti e quindi in cui le capacità di ognuno siano più visibili agli occhi degli altri. E anche tenere in considerazione il cambio del costume, il cambio delle abitudini di questi giovani. Se devo però alla fine dirti qual è la mia conclusione, è che dobbiamo sforzarci noi di più a capire queste necessità delle generazioni che arrivano, e dobbiamo farlo, passami il termine, anche in maniera un po' cinica,
nel senso che il futuro va sicuramente da quella parte, per cui non è che noi possiamo pretendere di forzare, fammi usare un esempio che forse non è più, io ho sentito per tutta la mia vita, chiaramente in maniera particolare data la mia provenienza, che quando le cose funzionavano nei passaggi generazionali, anziché quasi sempre i passaggi generazionali dell'azienda, non funzionavano perché i figli non erano all'altezza, non erano capaci, avevano la pappa pronta e tutta questa cosa. Difendo la categoria non solo perché io ho fatto l'imprenditore, tra virgolette, di prima generazione, se vogliamo, come hai detto tu. Io per 30 anni ho fatto il mio mestiere e non ho, cioè, sono mantenuto da quando ho 23 anni, per cui insomma. Però ho osservato tante volte nel mio mestiere invece, che è quello di aiutare le imprese durante le fasi di cambiamento, perché tante volte il mio ruolo come investitore nella piccola impresa si è incentrato su questo aspetto, no? Cioè gestire i cambiamenti. E tante volte ho visto dei bravissimi imprenditori che non riconoscevano nel figlio le qualità o non le promuovevano perché ricercavano delle qualità uguali alle proprie, e nessuno, soprattutto se è stato un imprenditore o chi ha inventato qualche cosa, troverà mai qualcuno che è bravo come lui a fare la cosa che lui ha inventato. E quindi il tema si trasforma, invece, dal mio punto di vista, non è che per caso quello che arriva dopo c'ha la versione nuova, tu non la capisci e gli crei le difficoltà. Ecco, dobbiamo stare attenti a non fare questo errore. Bene, gli anagrammi. Bene, grazie ragazzi. Allora, ci torneremo adesso, parliamo d'altro, ma il tema del lavoro mi appassiona tantissimo, sia il mondo dell'impresa, ed è molto interessante vedere il punto di vista di un imprenditore, e io invece ho vissuto dall'altra parte per ovviamente. Io vengo da una famiglia di operai, mio papà era un metalmeccanico, mia mamma un'operaia tessile, e quindi era normale nella mia famiglia non porsi nemmeno il problema di cosa fare, cioè che dopo la terza media bisognava andare a lavorare. E probabilmente la mia e la tua generazione, con dei ruoli diversi, hanno vissuto il lavoro in una maniera particolare, dove c'erano delle regole, niente era, non era messo in discussione che si dovesse lavorare o meno, no? E quindi la realizzazione anche da parte degli operai passava attraverso il lavoro. Adesso il mondo si sta trasformando e dopo ci torneremo, però dico questa cosa, è talmente interessante per il sottoscritto il mondo del lavoro, che con Daniela Cristofori, mia moglie, stiamo appunto in questi giorni provando lo spettacolo Condominio Mon Amour, dove il tema principale è quello del lavoro, in particolare di un lavoro che sta scomparendo, non dico qual è, non lo voglio spoilerare, ma è un tema a cui sono molto affezionato. Bene, ma oltre al lavoro, sia l'imprenditore che l'operaio faranno qualcos'altro nella vita, cazzarola, no? Ma sai che adesso posso dire una cosa? Dilla. Il mio mestiere, e questa è un'altra cosa che tengo, cerco di tenere sempre a mente, in realtà, che era quello di avere più di un problema simultaneamente, no? Cioè il fatto che tu diventi il socio di tre, questi fondi hanno 10 società mediamente, simultaneamente, era anche un sistema, quindi la piccola impresa per capire tutti i meccanismi di funzionamento della macchina. Quindi io avevo pensato, intanto faccio un esperimento così, su una roba piccola, perché una roba piccola riesco a capire.
L'altra cosa che invece è stata inconscia, che ha funzionato con me, è che ero talmente fanatico nel provare a risolvere un problema che se mi concentravo troppo mi inviluppavo in qualche cosa da cui non uscivo, e il mio stratagemma era quella di mettermi in un altro problema, cioè pensare a qualche cos'altro, e quindi cercare di far sì che quel momento che secondo me capita molte volte nella vita, no? In cui tu vedi qualche cosa che non riesci a capire come risolverlo, lo puoi affrontare concentrandoti su qualche cos'altro. E poi magari lo riprendi e ti viene la soluzione. E quando ci ritorni, di solito ti è venuta qualche idea più interessante. Ma voglio dire, perché avrai qualche altro interesse fuori dalla com'è che si chiamano? No, io penso che stessimo parlando degli hobby fino adesso. perché io pensavo che parlassi. E allora parlavi del tuo lavoro vero, lavoro vero cos'è? Lo sportivo, surf, l'arte, cose. Mi piace l'arte, mi piace viaggiare, sì, mi piace, e anche quello è sempre stato, io sono veramente profondamente convinto che esistano delle l'osmosi, il mondo dell'arte, tu hai parlato per esempio. Beh, il mondo per l'arte, anch'io sono incominciato come chiunque, soprattutto quella contemporanea, che guardavi Taglio di Fontana e dici, ragazzi, ma quello lo facevo anch'io, no? Cioè, cosa ci voleva, no? Sarà mica difficile fare quella cosa là. E invece è un mondo che poi mi ha capito che mi ha portato a capire che era un mondo che mi dava tanto, ma mi dava tanto probabilmente indirettamente anche sul mio mestiere, in termini di gusto, in termini di conoscenze, in termini di dialogo, in termini di conoscenza della storia, no? E poi alla fine è bello imparare, no? Cioè, molto. Cioè, è una cosa che gratifica, no? Sapere una cosa nuova. E più o meno io cerco di farlo in tutto, anche nello sport, dove per diventare maestro di sci, maestro di sci. Potresti darmi qualche lezione? 50 euro all'ora. Però chiedo il management, però no? Fatemi stare. Però poi io ti do 50 se posso fare un selfie con te. Ah, va bene, un selfie per una lezione di sci. Però io, guarda che il carving so farlo, Peso sull'esterno. C'ho una protesi. <C'è l'anca. ride> non va bene? Ho quello, sì. Correggi. Così è perfetto, correggi. Sì. Un po' più tesa la gamba esterna. Questa? Sì. È per forza. Cerca di non cadere, però. No, non cado. Questa è due uomini e una gamba. Eccola. Ancora peggio. Cioè, fammi vedere com'è la posizione corretta. Ah, in fuori. Vabbè, ma io li facevo vicini i piedi. Sì, scusami. Sì. Beh, quello sì, diciamo che è un po' antico, ma è anche elegante così. Io sono antico. No, il movimento, no. Comunque, bello plastico e moderno. Cioè, mi ha dato dell'antico e del paraplegico praticamente. Sono partito anch'io da là. Vabbè, ma magari... E poi anche con il kitesurf, che è uno sport, il wing foiling. Io faccio tutte le cose che... Folli. Riesco a trovare il foiling, sai, questa cosa che si alza. Sì. La Coppa America, l'hai mai vista? Queste barche che vanno a una velocità stratosferica. Barche, non sono barche, sono delle astronavi, Sono delle astronavi. Sì. E sai che però là, questo fatto qua di questo sistema che è il vecchio aliscafo, ho trovato un'efficienza che secondo me quello andrà a condizionare tutto il settore del mondo marittimo. Cioè c'è un'efficienza proprio in termini di meno di dispersione energetica è importante. Ma guarda, io ho un materassino. Tu stai bene. Dove vai che se passo di là? Non te lo dico. Dai. Perché io adesso col mio bel materassino così, tu col tuo mi tagli. Vabbè, ho capito, sciare e andare in mare con lui, no, vabbè. Altri sport dove posso gareggiare? No, sì, un giro in bicicletta. Un giro in bici. Sei più forte tu, mi sa. Non lo so. Vabbè, andiamo a fare un giro in bici. Quindi, lo sport è una cosa... Non giochi a calcio però, vero? No, non gioco... Ho fatto il portiere a un certo punto, ai tempi del liceo. Perché il portiere o custode? Sì, esatto. Dovevo, siccome andavamo nei campi, allora era più difficile. Parlavo spesso con i custodi dei campi per farci entrare con i nostri amici. Cioè, ti ha fatto fare il portiere da ragazzino. Tu lo sai che di solito il portiere è quello più scarso. Invece posso dirti una cosa che ci avevo in testa, non l'ho mai detta questa, però a me invece dava me la cavavo. Non,
decente, e mi dava l'idea di essere quello che salvava la situazione. Eh beh, è un po' così il portiere. No, cioè mi dava, mi sentivo importante per quel motivo. Comunque, sacco di volte non ce la facevo. Io lo dico perché ci sono arrivato. Mi sentivo figo, no? Io lo dico perché ci sono. È vero che però a quello più sfigato gli davano i guanti per andare in porta. No, no, ma ti dico una cosa, io ci sono arrivato vicino, quelli scarsi a giocare a calcio avevano due possibilità di giocare: o fai il portiere o porti il pallone. Tu portavi il pallone. O l'arbitro anche, sì. No, vabbè, l'arbitro no, però è così, cioè io cazzo ero, e per me a volte ero umiliante, perché non so tu, quando si andava all'oratorio così facevano le squadre e diceva ti tarata, tarata, e cioè se il tuo nome non veniva fuori tra i primi, minchia, eri proprio uno sfigato. Quando mettevi due dicevi, ti mettevi davanti, cioè, per essere scelto prima. Lì, vabbè, io ero anche quello dispari. Vabbè, dai, tu vieni a giocare con noi. Vabbè, brutto. O prendevano brutto. Due tu assieme a un altro al posto di uno. Sì, è così, così. Vabbè, insomma, diciamo che nello sport non sono mai stato, no? Però tifoso, grande tifoso, però questa è un'altra cosa. Vabbè, quindi sport tanto bello, l'arte abbiamo capito che l'arte contemporanea. L'arte contemporanea, anche se più di recente, ho incominciato a cercare di conoscere anche quella antica. E mi è capitato perché a un certo punto sto ristrutturando con un grande architetto un palazzo storico a Treviso, che è diventato di recente la sede della società, della 21 Invest, della mia società. E in realtà a un certo punto, vabbè, adesso non voglio dire una roba troppo lunga, comunque insomma mi chiedo... Se sei lungo ti accorcio io, no, non ti preoccupare. Okay, comunque, a un certo punto vengo a sapere che... io sono andato in un collegio, ecco, questo, dove c'era questo professore di filosofia che è stato importante per me, per cui insomma avevo un senso anche, sono stati gli anni poi anche difficili della crescita, no? Perché poi ho finito ad Harvard, ma diciamo il tempo finale è stato eccellente, i tempi intermedi lasciavano molto a desiderare della cioè, mia carriera. Cioè, hai avuto anche tu qualche materia a settembre? Assolutamente, assolutamente. E allora, bocciato? Bocciato? Una volta. Anch'io? Grande. Dimenti. È per quello che siamo qua. Oh, che adesso... Cazzarola! Pensati che poi ho recuperato e ho finito Harvard con un anno in anticipo. Cioè, ho corso come un pazzo. Però io sono andato a Harvard e ho detto, dai Poretti, vai a cagare. Dai, e cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato adesso. Ah, scusa, mai distratto. Di cosa stavamo parlando? Non lo so. Ecco. Ditelo... Come? Il palazzo di Treviso, bravi, esattamente. Cos'è che hai detto? Il palazzo di Treviso. Ah, il quindi, palazzo di Treviso. Stava parlando, palazzo di Treviso. Cioè, vuol dire che non dormono, che sono attenti. Cazzo, cioè, bravo Alessandro. No, cioè, ne ho portato io uno, tutti gli altri. È quello, mi fa. È il custode del palazzo di Treviso. È il custode del palazzo di Treviso, l'ho portato io. Allora, dicevi... comunque, vengo a sapere che la scuola, il collegio vescovile, stanno... Cosa? Ho detto, tra l'altro, Treviso è una città bellissima. Sono appena stato e a fare spettacolo. Vengo a sapere che il vescovo vuole chiudere il collegio dove io ho studiato. Vuole chiuderlo. Perché non funziona più, non ci va più nessuno. E poi perché... E tu l'hai accusato di eresia, adesso lo mettiamo a rogo, no? Sì. No, l'ho scomunicato. Allora, dico no, ma scusa... No, cosa avete capito? Ho detto che non ci sente... Andiamo avanti, Alessandro. Okay. Vai. Non fate casino, che già non ci sentiamo. Vai. Allora, il vescovo l'abbiamo scomunicato. Esattamente, no, perché adesso non ci sento, non mi ricordo, diventa un problema. Guarda, beh, parlo io ai giovani e non mi ricordo vai, le cose. Vai. Vedimi. E sa, lui a un certo punto mi spiega, hanno avuto dei problemi finanziari, hanno investito delle banche popolari che sono andati male, per cui insomma, hanno un problema finanziario, e dico no, aspetta un attimo, vabbè, lunga storia corta, insomma organizzo delle borse di studio in maniera che gli studenti vadano e coinvolgo altri imprenditori, chiamo qualche vecchio professore in pensione, dico voi adesso tornate a insegnare e poi ci metteremo d'accordo dopo. E poi mancavano ancora dei soldi, dice, poi dico vabbè, compro questo palazzo.
no? Che avevano un palazzo da vendere, ma non sapevo cosa farne. Cioè, io l'ho fatto per riuscire a risolvere un problema finanziario. Così. Lunga storia. No, 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 no. Leo. No, mi fa sentire male adesso, sembra ma che... No, ma è per... Cioè, per, cioè capito? Sì, sì. Va bene, per capire. No, vabbè, ho capito. Per capire, cioè, cazzo. Io ho aiutato. Ma li faccio anch'io domani, cazzo. No, scusa. No, è come tu prima mi hai raccontato che tu una volta a un'asta hai comprato un quadro per beneficenza e hai detto di più. È stessa roba. Dopo la racconti. No, dopo le racconti così. No, perché sembra che sono l'unico io. No, no, anche lui ha fatto la stessa cosa. No, siamo cosa. Pirla in due, non è che... si preoccupare. Vai, vai. Allora, palazzo. Quindi? E quindi decido di prendere questo palazzo. Entriamo, sembrava un palazzo... normale, insomma, e invece poi grattano i muri quelli dei restauratori e è venuta fuori una storia artistica importantissima. È stato un palazzo delle tre famiglie che avevano avuto nei loro antenati dei dogi, aveva lavorato il Canova là dentro, insomma è venuto fuori uno spettacolo artistico straordinario e quello è stato il mio cancello d'ingresso perché alla fine ho ragionato, siccome è un palazzo un po' strano, perché non, di solito sono sempre omogenei dal punto di vista artistico, mentre questo è del 500, però anche del 700, un po' dell'800 e poi c'è un ultimo inserimento del 900, e mi sono reso conto di una cosa importante, che anche l'arte antica è stata contemporanea, che non ci verrebbe da pensarla così, cioè anche l'arte antica se tu le guardi con gli occhi di chi o ti immagini di poterla guardare con gli occhi di chi era quel tempo, era un gesto estremamente contemporaneo e quindi ho fatto quello che di solito non si fa, cioè di solito uno incomincia con l'arte antica o con l'arte storica che la riconosce di più, gli stessi artisti incominciano a copiare l'arte storica e poi si evolvono nell'arte contemporanea, invece a me è capitato di fare il contrario, anche se la mia vera passione è quella contemporanea. Beh, no, ma è interessantissima questa cosa dell'arte e soprattutto quella che hai detto adesso, che anche l'arte antica per noi allora è stata contemporanea. Mi è capitato quest'estate di andare a fare una gita, ero da quelle parti ad Assisi e non so se ci siete mai stati, alla Basilica, quella grande, e eravamo accompagnati da una guida bravissima e spiegava tutte le storie bibliche del Nuovo Testamento che Giotto e altri pittori avevano fatto ed era la prima volta, ed è stata la prima volta che i fedeli, le persone che entravano in quella chiesa, in quella basilica, vedevano per la prima volta rappresentate le storie bibliche e si dice, lo raccontava meglio la guida, che quella era una lettura dei fatti della Bibbia, no? E quindi anche lo spettatore, colui che guardava allora, aveva probabilmente una raffinatezza diversa dalla nostra, perché guardando quelle cose riusciva a comprendere e a leggere. Quindi, insomma, è vero che al di là delle battute, poi insomma noi tre abbiamo fatto forse uno degli sketch più divertenti, quella sulla galleria d'arte, dove ovviamente gli ignoranti sono gli altri due soci, sono delle capre analfabeti in qualsiasi campo. Però è vero anche che l'arte moderna, più che quella antica, si presta per la sua a volte fumosità o ambiguità ad essere presa in giro. Ed è vero che da quella cosa lì se ne esce solo interessandosi un po'. Cioè, voglio dire che non è sufficiente soffermarsi di fronte ad un qualsiasi quadro e dire mi piace o non mi piace, quello ci deve essere, perché quello è l'atteggiamento nostro, il sentimento che ci porta verso un quadro, verso una persona a conoscerla oppure no, a dire che mi è simpatico oppure no. Però ecco, l'atteggiamento successivo deve essere quello del minimo impegno, perché per comprendere un taglio di Fontana, che è considerato uno degli artisti, non solo italiani ma al mondo, che hanno cambiato radicalmente la storia dell'arte,
bisogna andare al di là della battuta che tutti facciamo, che cagata, quella roba lì la faccio anch'io col mio coltello, bisogna studiare un po'. Quindi diciamo che l'arte, oltre a riempire gli occhi, eccetera, perché a volte bastano i colori, bastano le forme, però ci porta dentro anche un mondo di curiosità e di conoscenza. Minchia, cazzo ho detto? Cioè, faccio dei copri. A volte mi stupisco anch'io di me stesso, eh sì. Proprio, no? Vabbè, così. Senti, ti vedo bello energico, anche un po' raccontando in maniera molto parziale, saltando pezzi di vita, hai raccontato un po' e viene fuori che sei una persona molto dinamica, molto curiosa della vita, eccetera. E hai mai paura tu? E la paura, la paura forse per me è quando sento che la paura mi sta generando un immobilismo. Paralizza la paura a volte. E onestamente mi capita poche volte, e cerco sempre qualche antidoto per quei momenti. Io ho cercato sempre di dare anche un significato per tanti anni, in questo senso l'esperienza americana mi ha avvantaggiato, del fallimento come un elemento che non è solo negativo, e in cui con una buona disciplina riesci a distinguere il fallimento dall'insuccesso, che sono due cose completamente diverse, no? E io penso che quella è l'unica forma che io considero di fallimento, cioè quando alla fine noi rinunciamo a combattere in senso, no, di reagire, in senso di... A me fa paura quello delle situazioni. Devo dire che mi capita molto poco spesso. Io per esempio sono una persona molto paurosa, mi ritengo una persona paurosa, e più che paura mi preoccupo. So che tu, se anche tu sei padre di figli, ti preoccupano mai, pensi mai ai figli? Ma guarda, io ho avuto un'esperienza straordinaria con i miei figli, perché gli ultimi, sempre, ma insomma, soprattutto negli ultimi anni ho vissuto in maniera estremamente vicina con loro, tutta la mia vita, ma estremamente vicina negli ultimi 3 anni. E sono riuscito a trovare la giusta dimensione rispetto a questa paura che è normale, secondo me, che ogni genitore ha, che è quella anche là di una progettualità, no? Cioè quella di condividere un percorso con loro, mantenere l'autorevolezza di un padre, ma allo stesso tempo tenere un dialogo orizzontale con loro. Direi una bugia se dicessi che tante volte non ho paura, no? Ma è più una paura che succeda qualche cosa che non controllo, che una paura che per come sono loro, perché penso che veramente sono riuscito a trasmettergli il senso della fortuna che loro hanno nel poter fare, anche loro fanno tantissime esperienze, io le ho seguite molte, anche loro sono... studiano negli Stati Uniti, insomma, più o meno si impegnano e lavorano tutte le estati, no? E di trasferirgli questa... ecco, non ho paura, ho paura che succeda qualche cosa di non aspettato, ma non ho paura di non avergli dato gli strumenti per trovare una propria strada e per riconoscere che la parte... al netto del fatto soprattutto che loro sono estremamente privilegiati, la cosa più bella è quella di fare le cose, cioè di poter avere degli interessi, di studiare, di conoscere, di frequentare, di vivere la vita in tutte le sue positività ed essere pronti anche ad affrontare le difficoltà che li aspetteranno.
Senti, ascoltandoti mi sembra di percepire in te una bellissima posizione, una percezione di consapevolezza di quello che ti è capitato, del privilegio che hai avuto nella tua vita, e mi sembra di percepire anche non solo il riconoscimento di questo, ma una specie di gratitudine, no? Rispetto, e questo lo vedo anche in quello che fai, in quello che dici, insomma, e mi sembra una cosa molto, molto positiva che non è da tutti. Ecco, siamo avviati verso la fine, ho tante curiosità ancora da chiederti, ma non te le posso fare tutte, un altro paio, però non posso non domandarti una cosa che è legata al tuo nome, ad una vicenda che in questi anni forse ti ha toccato, non direttamente, perché tu nella tua storia l'hai raccontato, hai sempre vissuto autonomamente rispetto alla tua famiglia, però non posso non domandarti se quella vicenda di Genova non ti abbia toccato interiormente, se ti ha ferito, cosa ti ha suscitato, ecco. Sì, è una cosa di cui per me è molto difficile parlarne, però è allo stesso tempo doveroso farlo. È una cosa che provoca dolore, chiaramente. Dolore perché cose così non dovrebbero succedere. E quando puoi solo immaginare il dolore di qualcuno che è stato punito ingiustamente, no? Da questo fatto della vita, e è ovvio che tu pensi che non è accettabile, quindi riponi la fiducia nella giustizia, riponi nella preghiera anche, no? Per quello che può valere la tua, e sai perfettamente che certi dolori non potranno mai essere, potranno mai passare, no? Per chi è coinvolto direttamente. E questo, ti devo dire, Giacomo, è stato un momento di là che, insomma, sono risapute anche le mie posizioni all'interno della famiglia. Io sono sempre stato, ecco, quello che abbiamo raccontato, ho sempre fatto una vita, ho sempre avuto un buon rapporto con la mia famiglia, ma ho sempre marcato la distanza in maniera forte, perché era una cosa che volevo fare fin da quando avevo 25 anni, per cui non mi è... E così come quando, insomma, di fronte a certe cose ho espresso la mia opinione, no? Cosa che è molto, cioè, una cosa che è molto conosciuta, anche se non l'ho detta io direttamente, magari ci hanno pensato le intercettazioni telefoniche a farle sapere, no? Però c'è il momento nella vita, in questo senso ho fatto un ragionamento quando ho deciso in ogni caso di accettare la richiesta della mia famiglia ad essere coinvolto nell'attività di famiglia, che appunto era una cosa che non volevo fare, cioè avevo scelto nella mia vita di non farlo, proprio per poter essere l'esempio giusto per i miei figli, per sentirmi io bene, cioè proprio volevo l'indipendenza da tutti i punti di vista, economico. E però c'è un momento nella vita in cui devi anche fare un ragionamento diverso, è quello di dire: ma se io mi impegno su quella cosa, posso fare una cosa meglio di quella che c'era prima? Cioè, il mio dovere qual è? Il mio dovere è anche quello di mettermi, solo di dire non c'entro, e perché mi devo impicciare nelle cose su quale non ho niente a che fare direttamente, oppure mi metto in discussione per una visione che io posso avere di una grande società sostenibile, e che queste cose di cui parliamo, i giovani, la sostenibilità, noi abbiamo parlato... Scusate, vi rubo un momento, ma no, per me è molto giusto. Importante. Oggi sentiamo parlare tutti qua, sostenibilità, 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 è diventato uno slogan, è diventato una specie di tic che se uno non ha, come quello del telefonino, quando ricevi praticamente sei squalificato. E questo a me fa molto paura, mi fa molto paura che sia diventata uno slogan. Una moda anche. Diciamo. Michael Porter, il mio professore, e questo con le nostre società, con le mie personali società di 21 Invest, abbiamo abbracciato questo suo teorema nel 2016, oltre ad aver inventato questa forma di cui abbiamo detto alla fine degli anni 80, delle analogie, quindi dei big data analysis primordiale, nel 2015 esce con un teorema che si chiama shared value, il valore condiviso,
in cui sostanzialmente lui nel 2015 dice: tra 30 anni non esisteranno più società che non rispondono alle esigenze del consumatore a 360 gradi. Comunità locali, benessere delle minoranze, rispetto della cultura dei luoghi, rispetto chiaramente della natura. E quindi ha sviluppato un teorema che noi abbiamo incominciato ad applicare, in cui quando tu fai un investimento o prendi un'azione come azienda, devi assicurarti che tutti ne trarranno benefici. La comunità locale, chi lavora dentro l'azienda, i fornitori, i clienti e quant'altro. E quindi il parametro finanziario è solo uno degli elementi. Partendo dal teorema che questo è conveniente far così per le aziende, per incontrare le aspettative del consumatore di domani. Per quello io ritengo che i giovani vanno ascoltati. E qui non è solo l'ambiente, è proprio le nostre comunità, la nostra vita. E le aziende, se tu guardi, qui riprendo una cosa di Al Gore che mi disse l'ex vicepresidente americano, no? Che mi dice: noi dobbiamo fare le cose importanti convenienti. Cioè dobbiamo invece che dire perché. Perché se noi, questo teorema dello shared value, del valore condiviso di Michael Porter, parte da una semplicissima osservazione, che è quella di dire: se noi mettiamo tutti i soldi che riusciamo nel mondo attraverso beneficenza, filantropia, il buon cuore dei singoli, arriviamo a un numero che è 10. Il bisogno del mondo per tutto quello di cui ha bisogno è 100. Quindi noi non ce la faremo mai. L'unico sistema è mobilitare i grandi numeri, e i grandi numeri vengono dal mondo dell'economia. Quindi noi dobbiamo riindirizzare l'economia in quella strada là. E io sono profondamente convinto di questo fatto. Gli anagrammi prima del finale. Due domande, scegli tu, prima di finire. Ci pensi mai all'aldilà? E ti piace il prosecco? Scegli tu l'ordine delle l'ordine risposte. Devo scegliere io? Come vuoi. Tipo un prosecco nell'aldilà? Cioè tipo per risparti... Magari. Secondo me se ci troviamo tutti per un prosecco nell'aldilà siamo tutti contenti. E sì, no, io credo voglio pensare, non voglio fare quel calcolo becero che dire sa, mi costa poco crederci, per cui mal che vada mi va bene, se invece non c'era, no, mi è costato poco. Io invece penso che sul serio esista un significato alle vite che ognuno, cioè esiste un motivo per cui noi esistiamo e per cui siamo portati a fare quello che facciamo, e se siamo mossi da questo intento, secondo me a prescindere come andrà a finire abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vabbè, bene, senti, allora te la preciso meglio la domanda: meglio il prosecco o il Valpolicella? sono di parte, dai, il prosecco. In realtà no, eh. In realtà no. No, cioè no. Dici così perché dalle tue parti, ma preferiresti bere il Valpolicella? Non lo so, tu cosa tutte dici? Due. Tutti cosa dici? No, quando si comincia la cena, l'aperitivo, il prosecco e poi bene. Sì, col Valpolicella. Va bene? Grazie ci hanno invitati tutti grazie per un bel prosecco e il Valpolicella. Alessandro Benetton! Giacomino! Grazie! Gli anagrammi! Alessandro Benetton! Ciao a tutti, grazie, arrivederci! Voglio rivedervi tutti al Teatro Oscar, ciao! Ciao a tutti! Ciao!